Ottimo, ottimo. Perché oggi vi voglio parlare di redirezioni? Perché ultimamente non faccio altro che migrare i siti web, un po' come gli uccelli migratori, quindi devo dare un punto di partenza che è conosciuto, un punto di arrivo. Deve essere un punto di arrivo certo affinché appunto non si perda nulla per strada. Per fare un paragone simile è un po' come il trasloco di casa: quando vi trasferite dovete impacchettare tutto, caricare i pacchi al trasportatore e quando arrivate dall'altra parte sistemare le cose. Sistemare le cose è anche il momento in cui potete fare delle ottimizzazioni. La presentazione ve la lascio poi leggere con calma, non dice nulla di importante. Ma la parte importante è già conoscere un po' di codici, piccolino, poi c'è la fonte Wikipedia, però fondamentalmente le redirezioni che ci interessano sono quelle che hanno il codice 301 e il codice 302. Differenza fondamentale è che il 301 è una redirezione definitiva, mentre il 302 è temporanea. Il 301 fondamentalmente è quello che va utilizzato in caso appunto di migrazione, nel caso in cui ci sia una rinomina delle URL, perché appunto nel fare il famoso trasloco nella nuova casa voi andrete ad ottimizzare la posizione degli elementi, e ottimizzare la posizione degli elementi nel caso della SEO significa anche ad esempio fare un naming nuovo delle URL, delle categorie, delle sottocategorie affinché siano maggiormente SEO friendly. Un altro tipo di migrazione potrebbe essere quella da dominio a dominio. Ultimamente c'è il discorso dell'HTTPS, anche quello è un protocollo, la migrazione si fa abbastanza facilmente, appunto da htaccess basta una semplice espressione regolare per fare questo passaggio dopo che si è attivato il certificato SSL sul server. Ci possono essere modifiche un po' più impattanti, ossia il cambio di piattaforma. Avevo un sito web sviluppato in .NET, quindi a pagine ASP, passo al mondo PHP, quindi ho estensioni .php o le erogo come .html, o eventualmente scopro che è un sito web datato dove le URL presentano le query string con il di prodotto, il di categoria e voglio renderle parlanti, quindi anche in questo caso diciamo URL rewriting, ma in parte anche redirezione. Focalizziamoci sulla migrazione, appunto, sulla migrazione di un sito web di qualsiasi dimensione. Ultimamente, per il lavoro che faccio, per l'azienda in cui lavoro, mi occupo di grossi siti web che devono fare delle migrazioni, quindi migliaia e migliaia di URL, dove non sempre con delle semplici regole di riscrittura riusciamo a fare le redirezioni in maniera massiva con dei template, ma dobbiamo fare spesso delle mappature one-to-one per ogni singola URL. Come probabilmente laggiù gli ultimi non leggeranno bene, però ci sono appunto il discorso che dicevo prima del approfittare della migrazione per dare un naming ottimizzato. Quindi un po' come sempre l'esempio del trasloco. Butto via, approfitto del trasloco per buttare via tanta roba che non utilizzavo, qui approfitto per ottimizzare quelle che poi andrò ad utilizzare, o meglio, quelle che poi andrà a utilizzare il motore di ricerca, Google in primis, per indicizzarmi in prima battuta e poi posizionarmi in base a tutte quelle informazioni SEO on-site e off-site che riesce a reperire. Quindi la parte di premediazione comprende anche un dialogo con il cliente. Guarda, stiamo facendo questa migrazione, potremmo modificare il naming della categoria e renderla più ottimizzata, potremmo modificare il naming della URL e lì, diciamo, in alcuni casi si va in trattativa.
Poi a un certo punto arriva il giorno della migrazione, che pur avendola testata in ambiente di sviluppo, che un po' ti affidi alla sorte in certi casi, perché ci possono essere delle differenze, ad esempio a livello anche sistemistico. Il server potrebbe essere una versione PHP diversa, poi lo vedremo dopo sul plugin, e quindi non, come dire, coprire totalmente ciò che abbiamo testato in precedenza. Però diciamo che la preghierina è andata bene e la migrazione si è conclusa in maniera corretta. A quel punto, dopo questa giornata dove molti hanno sudato sette camicie, e dobbiamo iniziare a fare dei check post-emigrazione. Viene da sé che un check è quello di andare a vedere i dati su Analytics. Questo è un dato di traffico di Analytics, dove nel momento in cui, ed è questa nota, c'è stato ad esempio un cambio di naming della URL. Quindi è normale che quella URL non registrerà più nulla se facciamo un filtro, ma da lo stesso giorno o dall'indomani la nuova URL deve iniziare a macinare traffico. Fondamentalmente deve avere più o meno lo stesso livello, questo non è tanto il caso, nel senso che qui c'è un picco di 1000, qui era oltre 1500, quindi probabilmente la migrazione, la redirezione, c'è qualcosa che non torna, quindi ci si deve accendere un campanellino d'allarme, eventualmente valutare che se c'è stato un impatto. Ad esempio, a livello di linking interno, che al pari di linking esterno che possiamo ricevere come voti, anche il linking interno ha il suo peso, quindi una ridistribuzione dei linking interna potrebbe non essere stata fatta in maniera corretta, e quindi abbiamo dato minor peso a quella pagina, a quella categoria, a differenza del pre-migrazione. Oltre a vedere il dato ed eventualmente a rassicurarci che la migrazione sia andata bene, dobbiamo fare sicuramente un check che non vi siano errori 404, che non è bello per gli utenti trovarsi dei risultati in SERP, cliccare e vedersi restituita la pagina di errore. Allo stesso tempo anche Google non è contento, perché poi nella Search Console ci dà un incremento degli errori di scansione, e quindi dobbiamo metter mano, capire come mai si sono generate queste 404. Un tool utilissimo per fare questo tipo di check è Screaming Frog. Diamo in pasto il sito web e lui ci risponde gli status code di ogni singola risorsa che scansiona. Nel momento in cui individuiamo delle risorse, quindi URL, HTML o eventualmente immagini, quello che sia, che rispondono a uno status code 404, possiamo vedere in un tab dello strumento da dove arriva quel link, come mai si è generata, perché appunto noi potremmo aver fatto tutte le redirezioni del mondo, ma ci potremmo avere, quindi relative non so alle categorie, ma esserci persi dei link interni che erano stati inseriti manualmente nei testi, che puntano a qualsiasi altra cosa. Ad esempio possono puntare anche a risorse esterne, non per forza nostra. Ed è bene che tutte le risorse del nostro sito web, sia interne che esterne, abbiano uno status code 200. Quindi a quel punto individuiamo quelle che hanno questi errori 404 ed effettuiamo le redirezioni. Prima vi ho accennato il discorso server, test e produzione. Anche le redirezioni vanno fatte in base a quale server o comunque con quale linguaggio di programmazione è stato sviluppato il nostro sito web. Parliamo di WordPress, parliamo di Apache, quindi solitamente la configurazione del server e le regole di riscrittura che possiamo inserire, anzi di redirezione che possiamo inserire all'interno dell'HTTP Access, fondamentalmente sono queste tre. Ho riportato alcuni esempi banali. Calcolate che c'è tutto un mondo delle espressioni regolari, dove lo studio di queste vi permetterà di fare delle combinazioni particolari. Qui abbiamo ad esempio
tra parentesi, tonda, punto, asterisco, che sta a significare tutto. Il dollaro sta a significare la chiusura, ossia non leggere nulla oltre quel punto. In alcuni casi è possibile fare delle espressioni regolari con i numeri, quindi decidere che eventualmente delle directory relative a degli anni, a prescindere dall'anno, vengano redirezionate alla root del sito. Quindi andremo a mettere la parentesi quadra col numero 0-9, quindi a prendere tutto il range. Non esiste solo Apache, esiste anche, ahimè, IIS, con tutti i problemi che ha questo sistema. Soprattutto una cosa che mi scontro spesso è con le lettere maiuscole all'interno delle URL. Scrivendole maiuscole e minuscole, il server risponde sempre 200 e abbiamo delle pagine duplicate. La duplicazione di contenuti non è ben vista da Google e può creare problemi. Esiste quel URL Write, che è un modulo installabile, e se non erro al suo interno anche delle funzionalità di toolover delle URL. L'ho messo per completezza di informazioni, ma spero vivamente non vi capiti mai di dovervi imbattere nell'andare a modificare un web config o un application host.config. Non siamo esperti di regole di redirezione o di espressioni regolari. Ci vengono in aiuto dei tool online. Ve ne ho portati alcuni, dai più semplici ai più complessi, così potete trovare quello che meglio si adatta alle vostre conoscenze, dove in questo a destra, fondamentalmente cliccando su dei checkbox, vi pre-realizza il codice. Poi dovete fare effettivamente un check se effettivamente è quello che serve a voi. Attenzione che quando andate a inserire del codice nell'HTAccess e quel codice ha degli errori di programmazione, il sito poi vi va in crash, vi va in status code 500 in un attimo. Quindi poi dovete aprire un client FTP, andare a rimodificare il file HTAccess o ripristinare quello precedente. Quindi va toccato con le pinze, i guanti e la tuta in fuga. Quello a sinistra, un po' più complesso, basterà inserire testualmente le righe delle varie redirezioni, fare la compilazione che vogliamo e lui ci risponde un bellissimo codice da copiare e incollare. Ulteriori due tool, il primo in questo caso a sinistra ha la peculiarità di avere un menu a tendina dove possiamo scegliere il tipo di redirezione, se è un PHP, se è un ASP, se è un HTML, e quindi lui di conseguenza ci propone il codice dello stesso linguaggio scelto. Questo a destra invece è quello più complesso, quello dove però è possibile scegliere i vari tipi di linguaggi, cioè PHP, JavaScript, il Python e tanti altri, e ugualmente può fare da debugger del codice di redirezione che abbiamo inserito. Quel regex101.com ha sicuramente degli help online, quindi per approfondire gli argomenti, diciamo che è un secondo step dove potete arrivare in base al vostro livello di conoscenza di programmazione. L'HTAccess, questo URL di tab, è molto figo, è diviso in paragrafi dove per ogni voce che vedete lì in blu ci sono dei pezzettini di codice già preimpostati, quindi potete prendere spunto e adattarlo alle vostre esigenze o eventualmente chiedere il supporto di un tecnico, di un sistemista, dove meglio di loro non c'è nessuno che deve saper mettere mano ai file HTAccess e a tutto ciò che è scritto al loro interno. Se non avete confidenza nel aprire un file .htaccess, perché soprattutto se siete in ambiente Windows
è un file un po' particolare perché noi siamo abituati nome file punto estensione, invece quel file è punto estensione. Avete proprio delle difficoltà materiali a riuscire a trovarlo, ad aprirlo? Ad esempio sul Mac dovete abilitare la visualizzazione del file nascosto che si nasconde. Yoast ha una parte di editor dei file, dove oltre a poter modificare il file robot.txt vi permette di modificare anche il file htaccess. Quindi sul web trovate ad esempio anche dei script precompilati, questo è il classico di WordPress installazione, potete inserire tutte quelle parti relative alla compressione gzip o alla scadenza degli header dei file per far sì di incrementare le vostre performance. E agilmente, se avete installato Yoast, questo è un editor direttamente dal back-end. Il plugin redirection che era citato nel titolo della presentazione, non hanno molto badato alla grafica rispetto a Yoast. Cioè quella pianta che non so neanche che cosa sia, però hanno badato alla sostanza, non tanto all'apparenza. Sostanza che vediamo nel back-end del plugin, alle sue funzionalità. Il primo tab che incontriamo nella parte appunto operativa del plugin è quello delle redirezioni impostate, dove abbiamo la tipologia di redirezione 301, quella redirezione permanente. Abbiamo una posizione, anzi una URL, dove quella in blu è la vecchia e quella in eretto è la nuova, quindi old URL, new URL o URL di destinazione. La posizione è la numerica a che punto, quante ne abbiamo create, ma nulla di informativo, esaustivo come informazione. Quante volte è scattata quella redirezione? E la Stacces, l'ultima volta che è scattata quella redirezione. Questo perché, da queste informazioni? Perché c'è anche una parte di log che vediamo a breve. Questo è il piccolo pannellino che si apre cliccando su quella rotellina, quell'ingranaggio. Perché di default è compresso, è molto semplice, però aprendolo avete molte più opzioni, perché ad esempio potete decidere se fare ridirezionare solo la URL per gli utenti o la URL anche per gli user agent, quindi i motori di ricerca che si presentano al sito web, ed è diciamo l'impostazione classica che dovete inserire per evitare di dare comportamenti diversi. Molto semplice come pannello, appunto c'è una URL di partenza, una URL di arrivo, c'è anche la possibilità di assegnare quella redirezione a un determinato gruppo. Ad esempio, ho fatto le redirezioni di quella sottocategoria, voglio avere un gruppo dedicato perché non voglio avere un calderone dove vedere appunto la parte di log e di informazioni, me la spacchetto, così se devo fare un'analisi e dire ok, ma quelle redirezioni quante volte sono state utilizzate? Le ho fatte in maniera corretta? Hanno avuto dei benefici? Raggruppandole riusciamo a leggere meglio i dati. Ed ecco qua appunto i gruppi. Di base ne crea due se non uno redirection, dove quello dei modify post è un po' quello nativo di WordPress. Quando voi modificate il permalink, lui già nativamente fa una redirezione. Ma questo poi dipende anche dalle configurazioni che avete fatto, se avete un po' smanettato e incasinato il core. Se appunto invece avete delle necessità diverse di creare dei gruppi, sotto poi c'è la funzionalità di aggiungere il gruppo, potete dargli il nome che meglio desiderate, e dire anche a che tipologia di redirezione appartengono, se è un qualcosa WordPress, appunto se è a livello di server per, non so, delle specifiche maggiori. Diciamo che di default WordPress
Va bene. Ecco i log. I log scendono un po' più nel dettaglio. Se prima avevamo il numero di volte che era scattato quella redirezione e l'ultima volta che era scattata, il log ci riporta informazioni un po' più di dettaglio, dove ci dice, ok, la URL che è stata redirezionata e il referrer. In questo caso c'è un nome a dominio sotto la colonna referrer, ma spesso potete trovare anche indicazioni relative ai bots dei motori di ricerca, o eventualmente individuare degli IP anomali, ossia che hanno fatto delle richieste un po' particolari, ad esempio hanno provato ad accedere al config.php, hanno provato ad accedere alla parte admin, e quello, questa parte di log potrebbe farvi un po' da alert su tentativi di intrusione se non avete installato eventuali blocchi tramite, non so, Word Defense o qualsiasi altro plugin del genere. Che fate? Se individuate quel tipo di IP ed eventualmente vi viene l'idea di fare un reverse IP attraverso anche dei tool e vedere che arriva dall'Ucraina, dalla Turchia, decidete di bloccarlo e quindi trovate nei tool precedenti anche la possibilità di inserire il codice nell'HTTP access di negazione di accesso a quell'IP, in modo che in futuro, se tenterà nuovamente di fare delle richieste, verrà bloccato a monte. O se capite che quell'indirizzo IP è di qualcuno che conoscete, di un'azienda concorrente, potete fare anche degli scherzetti con delle redirezioni. Ok, quell'IP trasferiscilo su un sito porno. 404. Diciamo che questa è una parte molto figa per quanto mi riguarda il plugin, perché io i 404 li trovo anche nella Search Console, ma qui ne trovo molti di più, e quindi ci perdo spesso molto tempo ad analizzarli, tant'è che è possibile scaricarli anche in Excel, quindi utilizzare tutte le formule di aggregazione di Excel, perché ogni tanto scopri che ci sono delle richieste un po' particolari, scopri che all'interno del il tema c'è il richiamo anche a un file di un font che tu non sapevi, e quindi eventualmente lo vai ad aggiungere o vai a pulire il codice a PHP o HTML. C'è una funzione di import-export, ve l'ho messa per conoscenza, ma ad oggi non l'ho mai utilizzata, così come la parte option, fondamentalmente quelle di default, vanno benissimo, salvo se avete casi particolari da dover gestire. E poi c'è un uso un po' particolare di questo plugin. Qual è l'uso particolare? In pratica potete simulare che sia un bitlin, quindi uno short URL, un accorciatore. Quindi sul vostro sito web potete dare una URL fittizia e poi gestire la redirezione per far sì che chi acceda a quella URL visualizzi un qualcosa di preciso, scarichi un file, così come oggi, vabbè, lo vediamo nell'ultima slide, potete scaricare questa presentazione e io da domani saprò quanti di voi l'hanno scaricata, così in futuro quanti l'avranno scaricata. Infatti avrò il numero delle hit e il numero dell'ultimo accesso. Come faccio a controllare le direzioni? Beh, le controllo sicuramente dal browser, ci accedo e vedo che la URL vecchia viene redirezionata alla nuova, però posso utilizzare anche un tool online o eventualmente posso utilizzare un'estensione di Chrome. L'estensione di Chrome ugualmente ci dirà il numeretto della redirezione, solitamente 301, ma in alcuni casi può capitare che qualcuno faccia un 302. In questo caso è Repubblica, mi sono stupito anch'io del perché facciano questa cosa e ancora non ho trovato una risposta. Perché non pagano abbastanza i sistemisti. E allora ci dai scatti, abbiamo questo traffico. Perché non lo sappiamo.
Ed ecco qua appunto l'esempio prima, questo è per scaricare la slide che avete visto adesso. Grazie, se avete domande a disposizione.